che aveva preso atto di quella rigidità esagerata, e ora quei numeri corrono liberi in mezzo alle pagine senza confini, ed è sparita assieme a quei limiti la solitudine dei numeri primi. L'ho cambiato circa 37 volte questo strabenedetto titolo. Siccome tutte le canzoni erano nate in momenti diversi e per me sono davvero tutti dei micromondi, non c'è una tematica generale del disco, l'unica cosa che mi sembrava avesse un senso era quella di sottolineare il fatto che fosse il primo disco, quindi l'inizio. E quindi ero partita da Incipit, cioè volevo chiamarlo Incipit, però era un po' troppo neutrale e non mi convinceva. Allora poi ho travisato, sono andata a cercare altri 1000 titoli, cambiando ogni 2 settimane, mandando messaggi al mio produttore che mi rispondeva solitamente con ha 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 ha, ha maiuscolo. E finché non mi ha imposto una data entro la quale avrei dovuto scegliere il titolo. La sera prima, di nuovo, sono andata a dormire alle 4 più o meno, cercando tutti i possibili incastri senza trovarli. Il mattino dopo mi sono alzata, ero in cucina con la mia coinquilina, tutte e due in pigiama, spettinate, con l'occhio, la palpebra un po' calante, il caffè latte. Presa da appunto la frustrazione, la guardo e faccio... Guarda, finisce che lo chiamo appena sveglia questo disco. Appena sveglia. Appena sveglia, dato che l'intuito arriva molto, molto, cioè l'intuito mette a fuoco molto meglio le cose della razionalità. E era esattamente il significato che volevo dare, perché a parte la sensazione di inizio, c'è proprio l'attitudine che si ha appena svegli, che è quella di essere così come sei, senza troppe costruzioni addosso, sovrastrutture, e esattamente l'alone che circonda questo. Infatti le foto sono state fatte a casa mia a Torino, con l'orologio, sembrano fatte di mattina, in realtà quell'orologio è perennemente fermo sulle 8:25.